Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo l'Uyong, un'antica disciplina tibetana sorta circa 8.000 anni fa. L'Uyong significa Lu corpo, Yong addestramento, addestramento del corpo per mantenere la salute. In particolare oggi l'esercizio di oggi è dedicato all'artrite, e anche a dolori delle articolazioni delle braccia e delle mani, e serve proprio per ridurre questi disturbi. Faremo la presa dell'avvoltoio. L'esercizio si articola in tre fasi, quindi avremo due esercizi distinti in successione, prima fase e seconda fase, 7 ripetizioni ciascuno, e poi la terza fase, la conclusione con la respirazione Luyong, che consiste nel inspirare in questo modo e poi espirando mettendo il suono per tirar fuori tutto ciò che è negativo dal nostro corpo. Allora, spiegherò man mano gli esercizi, ma prima di cominciare vi chiedo, perché non costa niente, un like per questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, e di attivare la campanella per poter essere sempre aggiornati sui nuovi video che faremo nel canale Tao Power Life. Ma ora cominciamo l'esercizio. Primo esercizio, prima fase, ci mettiamo con le mani leggermente stese, sono leggermente piegate, e apriamo i palmi, le dita ben distanziate tra loro, e facciamo. Le manteniamo in questo modo stese e poi andiamo a chiuderle sulle spalle. Nel chiuderle, nel piegare le braccia con le mani che arrivano all'altezza delle spalle, andiamo semplicemente di scatto questa chiusura a chiudere contemporaneamente i pugni. Ci fermiamo un momento e ritorniamo di scatto avanti. Ne faremo 7. Quindi cominciamo. E 7. Questo è un esercizio anche molto utile per rimuovere i blocchi dai meridiani energetici. Seconda fase, secondo esercizio, cominciamo con i palmi rivolti verso l'alto delle mani, e da questa posizione, partendo dal mignolo, andiamo a chiudere le dita a pugno. Quindi mignolo, anulare, medio, indice, pollice. Una volta chiusa la mano a pugno, la giriamo e l'apriamo. Chiudiamo il pollice e poi, partendo dall'indice, andiamo a chiudere le dita tutte sopra il pollice. E poi ci giriamo e apriamo. Faremo 7 volte, quindi mignolo, anulare, medio, indice, pollice, chiudiamo, giriamo, apriamo, chiudiamo il pollice e poi sopra il pollice andiamo a posare l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. Giriamo, apriamo e facciamo la seconda. Quarta.
quinta. Chiudiamo il pollice e sopra il pollice le dita. Sesta. Rientriamo con le mani, terza fase, respiro Lu Yong. Inspiriamo e tiriamo su le mani rivolte verso il cielo e espiriamo emettendo il suono. Un esercizio statico che ha contribuito a ridurre dolori articolari alle mani e alle braccia, ma anche ad aprire i canali, e questo lo vediamo anche sentendo il corpo caldo. Le mani sono calde, il nostro corpo è caldo, quindi un esercizio statico, ma con cui abbiamo fatto lavorare il corpo, dato calore al corpo perché abbiamo dato energia, perché abbiamo aperto i canali, abbiamo sbloccato blocchi, abbiamo eliminato blocchi energetici all'interno di alcuni meridiani e eliminando i blocchi c'è stato un maggior flusso di energia che ha prodotto calore al corpo e ha portato nutrimento ai nostri organi interni. Ora prendiamoci qualche momento per sentire i benefici di questa pratica breve ma molto salutare di Lu Yong. Questa pratica è finita. Se vi è piaciuto il video, condividetelo e noi ci vediamo alla prossima pratica con Tao Power Life. Grazie.